Il Dipartimento aveva stabilito come data il 21 giugno per la festa della musica e molti istituti è stata fatta la festa della musica il 21 giugno. Il 21 giugno, vi ricordate, c'è stata invece qui l'intitolazione a Michele Gaglione e quindi non abbiamo potuto ottenerla, però ci eravamo ripromessi di riprogrammarla e infatti oggi l'abbiamo ottenuta perché crediamo molto appunto nelle attività culturali come veicolo di reinserimento. Oggi è stato scelto Pino Daniele, diciamo, un artista molto popolare, non solo la rievocazione dei brani più belli, ma credo che siano anche quelli più sentiti da chi ascolta questa musica. Sì, ovviamente più la musica, l'arte riesce a toccare le corde profonde, più possiamo sperare che abbia dei risultati anche in termini di reinserimento e di riflessione. Ecco, questo è un appuntamento relativo, diciamo, alla giornata internazionale della musica. Ce ne sarà un altro magari nelle prossime settimane, probabilmente prima di Natale. Assolutamente, assolutamente. Noi siamo aperti a qualsiasi iniziativa e soprattutto con le persone come questo gruppo che viene qui volontariamente senza ricevere nulla per portare un pochino di speranza e di una giornata diversa ai detenuti.